Situazione come questa attuale di estrema drammaticità e di continuo aumento dei casi di positività nei confronti del Covid-19, il consiglio che noi pediatri diamo oramai da diverse settimane è quello di non mandare i bambini a scuola. Questo perché la scuola è un aggregatore sociale e come tale tenderà ad aumentare in maniera esponenziale i contagi, sovraccaricando ulteriormente il sistema di richieste di tamponi. I dati sono inconfutabili. È bastata una settimana abbondante di chiusura della scuola per far passare i casi di isolamento da oltre 4.500 alunni, tra alunni ed insegnanti, a circa 2.900. Ci rendiamo indubbiamente conto della difficoltà dei genitori che sostanzialmente devono decidere da soli di una problematica così importante, anche perché non bisogna dimenticare che alcune scuole hanno deciso di non fare didattica a distanza, in quanto non evidentemente preparate, non in grado di fare in contemporanea sia didattica a distanza che in presenza, ma questo va contro quella che è l'ordinanza della Regione Puglia, in cui invece sono obbligate a fare questo. Quindi è una situazione veramente complicata, ma la drammaticità del momento impone una scelta decisa, anche se può risultare magari impopolare.